Un cordiale saluto a tutti cari amici telespettatori e un caloroso benvenuto da Alberto Fontana, speaker del portale www.racebooking.net, che vi invito a visitare oltre che iscrivervi al nostro canale YouTube, che vi accompagnerà per la cronaca di questa gara. Ci troviamo all'autodromo di Franciacorta il 7 settembre 2014, dove sta per disputarsi la quinta tappa del campionato italiano motostoriche, che racchiude tantissime categorie e campionati quali Aprilia Cup, Gentleman Cup, Vintage Guzzi, che fanno da contorno ai celebri gruppi 4 e gruppi 5. Sono presenti sia campionati di velocità, sia campionati di regolarità, trofeo di grande successo con oltre 250 moto presenti questo weekend a Franciacorta. Prima di partire col video della gara ci teniamo a fare alcune doverose precisazioni. Per chi stesse guardando questo video su YouTube, ricordiamo che il video che state per vedere non è un servizio incluso nell'iscrizione al campionato o finanziato dall'organizzazione, ma è un servizio video opzionale acquistabile direttamente in pista dai piloti interessati, esattamente come le foto. Vogliamo farvi sentire dei campioni, vogliamo farvi sentire dei piloti professionisti. Per questo, rispetto ai classici video, questo filmato verrà montato e spiccherato come se fosse una vera gara di MotoGP. L'unica differenza è che in questo filmato riprenderemo e commenteremo soltanto alcuni dei piloti, cioè coloro che hanno acquistato il servizio video, sia che siano primi sia che siano ultimi. Questo per correttezza nei confronti dei piloti che hanno pagato il servizio e chiaramente perché se riprendessimo tutti nessuno acquisterebbe il nostro servizio e noi non potremmo lavorare. Inoltre, purtroppo, nonostante i nostri innumerevoli sforzi, non siamo riusciti a reperire i risultati di gara completi. Sul sito della federazione infatti esistono solo le classifiche di campionato e nient'altro. Grazie all'autodromo di Franciacorta e alla loro gentilezza e professionalità, sempre precisi e impeccabili, siamo riusciti a recuperare i tempi e le griglie di partenza, ma purtroppo ignoriamo i risultati di categoria e sottocategorie e rispettive premiazioni, e ignoriamo le classifiche dopo il quindicesimo. Ci scusiamo con tutti in anticipo se tralasceremo qualche dettaglio, ma purtroppo non abbiamo il dono della chiaroveggenza. Stiamo per assistere all'ultima gara di questa giornata, ovvero la gara della Gentleman Cup. Tantissimi piloti al via, ben 28 moto, 26 moto in griglia. Andiamo subito a vedere la griglia di partenza per analizzare da vicino questi piloti. Pole position per Carlo Benatti, che con la moto numero 34 al tempo di 1.21 e 421 si è aggiudicato la pole. Davanti a Mardegani, con la moto numero 63, il suo miglior tempo 1.22 e 771, si è aggiudicato così la seconda miglior prestazione. Chiude la prima fila Bardelli, seconda fila aperta da Giordani, Matteo Giordani con la moto numero 90, che ha disputato due gare oggi, anche la gara dell'Aprilia Cup, come tantissimi oggi in pista, anche Benatti e Mardegani hanno fatto anche la gara dell'Aprilia, quindi due gare per molti di loro, quindi sicuramente il fisico che inizierà a mollarli piano piano, e seguito poi da Bonifacio e Bonacina. Terza fila per Bursi, Bacco e Bonaccorsi. Quarta fila per Macaferro, decima posizione per lui con moto Guzzi, 1.25.282 al suo miglior tempo. E la moto numero 77, tra l'altro Macaferro ci tiene a ringraziare Consas e Sollini e Guido Ranali e la concessionaria moto Guzzi Simonelli. E la sua moto con cui correrà oggi, tra l'altro, è una moto Guzzi Griso 1200 8V, ed è la moto detentrice del titolo di regolarità, quindi Macaferro oggi è uno da cui bisogna guardarsi bene le spalle. Seguito poi da Bonacina e da Pinto, uno degli altri piloti che ha disputato due gare con la moto numero 83, ha disputato anche infatti la gara della Aprilia Cup, quindi sicuramente una prova difficile per lui oggi. Quinta fila per Pratesi, Querio e Taricco. Sesta fila per Ciovacco, Alberini e Agostini. Settima fila per Serafini, Scaldalitta, con moto Guzzi numero 72, il suo miglior tempo 1.29 e 317, partirà dalla ventesima posizione. Più indietro troviamo Walter Regen, che si è migliorato rispetto al tempo fatto segnare nella Aprilia Cup, infatti col suo 1.29.708 partirà dalla ventunesima posizione a bordo della sua Ducati. Più dietro invece troviamo Riccardo Simeti con la moto numero 81, che partirà dalla 22esima posizione, seguito poi da Gent e da Villa, tra l'altro, con la moto numero 54, pilota che ha disputato anche la gara della Vintage Guzzi, quindi con il suo tempo di 1.35.095, adesso corre con una moto diversa, infatti corre con moto Guzzi Griso 1200 8V. Dura con la moto Guzzi Griso 1200 8V, che usa in strada. Ringrazio tra l'altro Max Motors di Massimo Tresoldi e il team Bar Racing Team e tutta la famiglia per averlo supportato. Partirà dalla 24esima posizione. Più indietro invece troviamo Sentimenti e Scarpaccio, che chiudono così lo schieramento. È tutto pronto sulla griglia di partenza, le moto sono schierate,
la bandiera verde ha sventolato a fondo gruppo per segnalare che tutto ok. Semaforo che diventa rosso, che si spegne proprio adesso, e partono i concorrenti. Con Mardegan lo vediamo che è partito subito fortissimo e si porta al comando di questa gara. Più indietro poi seguono tutti gli altri piloti: Giordani, Benatti, Maccaferro, Pinto e via via a seguire tutti gli altri piloti. Gruppone che va subito a sciogliersi pian piano si allungano le moto, si allungano gli distacchi. Dato barilati, scusate, Mardegan perde la prima posizione alla curva 3-4, è stato passato e ha perso così la prima posizione con un bel sorpasso che ha subito al cambio di direzione tra la curva 3 e la 4, curva che ricorda la Casanova Savelli del Mugello, e quindi l'ha definita così. Infatti in quel cambio di direzione spesso all'esterno ci si infila per poter poi fare il cambio, per potersi poi trovare all'interno nel cambio di direzione dalla curva 4 a sinistra. Quindi sicuramente sarà una gara entusiasmante questa. Ricordiamo che è una gara che si disputerà sulla regolarità e non... Intanto attenzione, c'è una caduta là in fondo. Attenzione, con pilota che rotola e si dispera per l'incidente. Lo vediamo che si dispera, si arrabbia anche, giustamente. Deve essere stata una caduta, forse un contatto con un altro pilota, perché abbiamo visto un pilota volare in terra e due piloti andare dritti. Adesso cercheremo di capire che cosa sia successo esattamente, cercheremo di capire. E intanto vediamo che Benatti, Carlo Benatti, che era subito là davanti con la moto 34, partiva secondo, adesso è ultimo. Quindi sicuramente è stato coinvolto anche lui in questo incidente. No, partiva primo Benatti, partiva con la pole position, quindi un colpo di scena davvero che non ci aspettavamo, perché così si vede costretto a fare una gara in rimonta. Bisogna dire intanto che Maccaferro si è portato dietro Giordani, lo vediamo inquadrato proprio adesso con la moto numero 77. Chissà che non accende una bella lotta questi due. Come dicevo, è una gara di regolarità, quindi premia la costanza più che la velocità, premia il riuscire a fare giri più simili tra loro dal punto di vista dei tempi sul giro. Certo è che conosciamo i motociclisti, quando si è in pista gli si chiude la vena, gli viene voglia di dare gas e fare più bagarre possibile, e spesso la regolarità va un po' a farsi benedire. E quello che probabilmente vedremo oggi, l'abbiamo visto nell'Aprilia Cup, chissà se lo vedremo anche oggi. Poi ci sono magari anche piloti che se ne fregano della coppa di regolarità, e per loro la cosa importante è riuscire ad arrivare a chiudere in prima posizione. Quindi vedremo tante bagarre, tanti bei duelli. Sicuramente altre bagarre saranno dovute anche al fatto che qualcuno cerca di avere pista libera per poter girare in tranquillità. Intanto Benatti, guardate come sta recuperando, ha già raggiunto l'ultimo, quindi sicuramente una rimonta furiosa. Con nonchalance si infila all'interno della curva verso destra che mette nel tornantino. E intanto Maccaferro, guarda che staccata che tira all'interno. Maccaferro, che sorpasso straordinario, una staccata impetuosa la sua. E intanto Walter Regen ha passato anche Villa, quindi Dario Villa si è visto passare da Regen e perdere così una posizione. Non so se si dica Regen o Regen, perdonami, non lo so. L'ho detto come mi veniva. Mardegan intanto adesso rivuole indietro la sua posizione. Mardegan con la moto numero 63, lo riconosciamo dalla tuta gialla, e guardate come si affaccia all'interno alla prima staccata. Vuole sicuramente riprendersi la prima posizione e il comando di questa gara. Come detto in apertura di questo filmato, purtroppo non abbiamo i risultati di gara, sappiamo soltanto le griglie di partenza e i tempi. Purtroppo non esiste un sito in cui trovare le categorie. Sul sito della federazione non ci sono i risultati divisi per categoria, per punti, per insomma chi ha fatto la Super Pole, chi ha fatto il miglior giro, non si sa. E quindi non sappiamo cosa dire. Maccaferro intanto viene ripassato, quindi ci limiteremo a commentare questa gara basandoci su quello che vediamo dalle immagini, quindi commentando i sorpassi, commentando i duelli più belli che possiamo vedere, perché purtroppo se non abbiamo i risultati di gara non sappiamo davvero che cos'altro dire. Mardegan intanto, grande sorpasso il suo là in fondo nella curva 90 gradi verso destra, che immette sul rettilineo del terrapieno e si porta così al comando della gara. Lo vediamo adesso arrivare a transitare in prima posizione. Prima posizione, chiaramente, se fosse una gara di velocità. Poi sulla regolarità bisognerà vedere i tempi. Se andiamo a vedere Mardegan, cerchiamo di capire quali sono i suoi tempi. Andiamo a cercarlo nella classifica. 22.9, 21.9, 22.0, 22.0, 22.3. Tempi veramente molto molto belli e molto vicini. Chissà che non riesca ad essere uno di quelli che si porteranno a casa la gara di regolarità. Lo vedremo poi alla fine. Dario Villa intanto inquadrato proprio adesso, che sta disputando la gara a bordo della sua moto Guzzi Grisio 1200 8V. Intanto Giordani in quarta posizione sta inseguendo la moto
di fronte a lui. Nicola Maccaferro numero 77. Lo vediamo cercare di raggiungere la moto davanti a lui dopo il bellissimo sorpasso che aveva fatto. E la regia si sofferma giustamente sulla moto di Pinto del Bar Racing Team, moto che si riconosce chiaramente dalla Riviera Nera, dalla BAR scritte dorate sulla sua carena. Inquadrato intanto Scandalitta. Come dicevo, Pinto corre con una Ducati SS 900 preparata da Luca Germani, che tra l'altro approfitta di questo filmato per ringraziarlo in diretta. Dario Villa, moto 54, abbiamo inquadrato adesso, belle pieghe le sue. Sicuramente non è facile piegare con una moto del genere, soprattutto nel momento in cui si corre insieme a moto preparate e molto molto competitive. Beh, i tempi chiaramente lo dimostrano, anche la differenza, il divario che ci sono tra queste moto. Parlavamo di Pinto, moto numero 83. Lui oggi è uno di quelli, di quegli Highlander che hanno disputato due gare. Infatti ha corso sia la Pria Cup che questa gara della Gentleman Cup. E davvero è difficile perché sono 12 giri l'una, se non erro, queste gare. Andiamo a vedere un attimo il tabulati della gara. No, sono 10 i giri che compongono queste gare. Di solito 12 giri li compongono le gare del gruppo S, dove sono gare di velocità. Qua sono 10 giri, 25 km e 2 ogni gara. Quindi insomma di strada ne fanno questi piloti. Sono due gare da 10 giri, come fossero due manche brevi di Superbike. Certo, per disputarle tutte al massimo della forma fisica, contando che molti di loro, tra cui soprattutto quelli della Gentleman Cup, hanno fatto anche le qualifiche stamattina, sicuramente fare tre turni in una giornata è impegnativo e stressante dal punto di vista fisico, sicuramente divertente. Quello è poco ma sicuro. Inquadrato sempre Walter Regen, che sta facendo una gara in solitaria, come è giusto che sia nel momento in cui si corre nella regolarità. Premia tanto il fatto di fare una gara da sola, e soprattutto nel momento in cui si riesce a essere costanti. A parte il primo giro che ha girato in 1.40, poi abbiamo 1.32.7, 32.0, 32.8, 31.9. Quindi sono tempi molto vicini quelli di Regen, che potrebbero addirittura portarlo a, insomma, ad ottenere qualche bel punticino, se non addirittura portarlo a fare podio. Bisogna vedere come farà anche gli ultimi giri della gara. Intanto è quadrato sempre Pinto, che è in lotta con una moto che doveva essere una Ducati, fatico a vederla da questa distanza, presumo sia una Ducati, mentre Mardegani, con la sua tuta giallo fluo, visibile anche di notte, sta continuando a fare una gara in solitaria là davanti, dopo che si è liberato di quell'altro pilota. Carlo Benatti, moto 34, se lo vediamo anche un pochino più convinto, confidente con la moto dopo il contatto. Purtroppo non abbiamo avuto modo di rivedere cosa sia successo, perché era davvero molto distante. Parrebbe il classico tentativo di sorpasso all'interno, con quello davanti che non vede quello dietro, o quello dietro che comunque entra un po' troppo aggressivo. Di solito quello dietro cade e quello davanti sta in piedi, nella peggiore ipotesi cadono tutte e due. Di solito sta in piedi quello davanti, perché se ti parte il posteriore riesci a correggere la moto, ma se ti parte l'anteriore in staccata vai per terra. E intanto guardate come si muove la moto di Mardegan col suo numero 63 scritto davanti e dietro, che sta veramente deliziando il pubblico con una guida molto molto pulita e molto precisa. Anche Scandalitta, c'è da dire che sta facendo una gran guida, guardatelo là, ginocchio sempre a terra in tutte le curve, con una moto che di certo non penso sia molto facile da guidare col ginocchio a terra. Più che altro stavo osservando proprio adesso quegli scarichi, quei collettori così in vista sulla sinistra. Non voglio portare sfiga, ma mi chiedo cosa succede se cade quella moto lì. Butti via tutti i collettori, perché sono così in vista. O c'è qualche copritelaio che non ho visto, o se no. Come anche la moto di Villa, che la vediamo inquadrata in questo istante. Vedete sulla sinistra i collettori che poi portano al terminale di scarico, che sono molto in vista. Mentre su una moto come quella magari di Mardegan, che l'abbiamo vista e guardata in questo istante, sono più nascosti, più coperti soprattutto dalla carena, e meno in vista e meno a rischio caduta. Guardateli qua come escono dai suoi cilindri che portano diretti al tubi scarico, sicuramente molto molto belli e molto, fanno molto molto vintage come stile, e sicuramente delle belle moto da vedere oggi per tutti gli appassionati che sono accorsi in pista. Certo, non è come andare a vedere una gara di Superbike in cui le moto sono tutte uguali, ma qua c'era l'imbarazzo della scelta per scegliere che moto guardarsi. Intanto attenzione, perché Villa sta mandando forse a quel paese un pilota che è andato dritto alla prima curva, non si sa se abbia tagliato la strada a tutti oppure no. Insomma, sono manovre sempre rischiose, e in pista quando si è tutti coi nervi tesi e tirati è davvero difficile
è davvero difficile riuscire a mantenere la calma, anche perché entra in gioco l'adrenalina. Avevamo visto inquadrato Benatti, che sta conducendo una bella gara in solitaria dopo l'incidente alla prima curva. Andiamo a vedere i suoi tempi sul giro per vedere se riesce a mantenerli costanti. Beh, c'è quel 55-1 dovuto al primo incidente del primo giro, poi 25-1, 23-1, 23-2, 22-2, 23-3. Insomma, un paio di secondini qua e là che potrebbero costargli caro dal punto di vista della penalità. Ricordiamo infatti che in questa gara di regolarità viene premiato chi riesce a fare i giri più costanti tra loro, quindi non tanto chi fa le staccate assassine e chiude la gara in prima posizione, ma quanto chi riesce a girare su tempi sempre sempre simili e sempre fotocopia l'uno rispetto all'altro. Villa intanto è stato passato da una moto, presumo sia un doppiato, cioè presumo sia una fase di doppiaggio in cui Villa è il doppiato, e Scandalitta, guardate come guida bene, come va giù con la sua moto, davvero bello da vedere. Mentre Mardegani ancora una volta va ad affrontare l'ultima curva di questo autodromo e si lancia così verso l'ultimo giro di questa gara. Giordani intanto, attenzione perché ha raggiunto il secondo quando mancano soltanto 15 curve alla fine, che corrispondono a un giro. Tante sono le curve che compongono questo tracciato, e chissà che Giordani non riesca ad andare a prendere la posizione sulla moto che ha di fronte a lui, che si trova adesso in seconda posizione. Guardatelo lì come si è fatto vicino e incollato ormai ai tubi di scarico di questa moto arancione che vediamo inquadrata. Giordani potrebbe arrivare a sferrare l'attacco anche approfittando di questo doppiato. Chissà se Giordani si infila, lo vediamo se proverà l'attacco. Arriva un po' lungo la moto in seconda posizione, Giordani nel cambio direzione è uscito più forte, vediamo se è la variante stretta. No, sono ancora vicini, sono ancora attaccati l'uno con l'altro. Guarda Giordani come si affianca all'esterno, prova la staccatona all'interno, ma non riesce a effettuare il sorpasso nonostante ci abbia provato con tanta grinta e tanta bagarre. Lo vedete, quello che vi dicevo prima, che vi si accende quella scintilla all'interno di ognuno di voi, per cui nel momento in cui avete una moto vicina davanti, l'unica cosa che volete fare non è girare regolare, ma passarla. Mardegani intanto va a chiudere adesso questa gara in prima posizione, transitando così sul traguardo e portandosi a casa questa vittoria, chiaramente vittoria in senso figurato, perché bisogna poi vedere nella classifica di regolarità se davvero avrà vinto e avrà fatto punti per il campionato, oppure se sarà stato un po' troppo incostante come tempi. Mardegani, che adesso lo vediamo transitare sulla linea del traguardo, sulla linea d'arrivo. Aspettiamo di vedere gli altri per vedere se c'è ancora qualche sorpasso e qualche bagarre. Davvero è stata tanta la pista che ha dato Mardegani agli altri. Niente, mano stretta tra Giordani e quell'altro pilota con cui era in lotta. Sicuramente una bella bagarre che però ha visto Giordani chiudere in terza posizione dietro di lui. Vi ripeto, purtroppo non abbiamo i risultati di gara, abbiamo dovuto inventarci un barbatrucco per cercare di ricostruire le posizioni partendo dalle classifiche di campionato. Purtroppo di solito quando commenti alle gare siamo abituati ad avere in mano i fogli con tutto, tempi, categorie, arrivi, quant'altro. Purtroppo qua non esistono quei fogli. L'unica cosa che abbiamo sono i tempi di gara che ci sono stati gentilmente concessi dall'autodromo, ma purtroppo i punteggi con le premiazioni e tutto quanto non ce l'abbiamo. Se non sbaglio, quello che siamo riusciti a ricostruire è che Mardegani dovrebbe essere arrivato in terza posizione, Rega in quinto, Maccaferro dovrebbe essere arrivato decimo, Pinto non dovrebbe essere arrivato a punti, Giordani presumibilmente settimo e Dario Villa presumibilmente quindicesimo, mentre Scandalitta dovrebbe aver chiuso la gara in sesta posizione, chiaramente di regolarità. Per essere sicuri di aver portato a casa la coppetta, adesso vi mandiamo a vedere il podio, mentre noi interrompiamo qui il commento. Vi salutiamo, vi invitiamo a registrarvi sul vostro canale, sul nostro canale YouTube racebooking.net, per vedere tutti i video di tutte le gare e restare aggiornati sul mondo delle corse, perché ne pubblichiamo davvero tanti di video di gare emozionanti che meritano di essere visti. Da Alberto Fontana è tutto, vi lasciamo alle cerimonie di premiazione e arrivederci al prossimo appuntamento. Ciao a tutti!